L'anticorruzione indaga su Teate Servizi dopo la proroga del contratto alla società partecipata. L'ANAC scrive non ci sarebbero i presupposti per l'affidamento. Dunque, Comune di Chieti scatta una nuova inchiesta. Sulle pagine del quotidiano Il Centro leggiamo: l'autorità nazionale anticorruzione indaga sulla Teate Servizi e la società Totale Capitale Pubblico che si occupa della riscossione delle tasse e della gestione dei parcheggi nel capoluogo teatino. L'ufficio Vigilanza Concessioni ha aperto un procedimento nei confronti del comune di Chieti e scrive al sindaco Diego Ferrara per chiedere entro 10 giorni la consegna di una relazione esplicativa in merito alla proroga del servizio di riscossione tributi a capo della Teate Servizi in liquidazione. L'ANAC sottolinea come, secondo il revisore dei conti, l'amministrazione di centro-sinistra abbia commesso irregolarità nelle sue azioni. Il sindaco, impegnato stamani in una riunione in videoconferenza in prefettura sulla protezione civile, ci spiega. Sulla situazione, che è più tecnica che politica, mi confronterò con la segreteria generale, l'ufficio d'affari finanziari e anche l'avvocatura dell'ente, ai quali ho chiesto di chiarire al più presto la situazione all'ANAC. La procedura che abbiamo intrapreso per me è legittima. Oggi stiamo costruendo con gli uffici citati tutte le risposte necessarie per dare risposta ai quesiti richiesti che sono, ripeto, squisitamente tecnici. Ad ogni buon conto, l'amministrazione finora si è unicamente limitata a prorogare con delibera il contratto di servizio agli stessi patti e alle stesse condizioni.